Ciao ragazzi, oggi nuovo argomento per nuova location, infatti mi sto trasferendo e vedrete più sporadicamente i video nella vecchia cameretta, mentre sto cercando di mettere in piedi un nuovo setup anche qui in cui inizierò a fare i video e magari sperimenterò diverse postazioni. Io sono Karim e oggi parliamo di risparmio, in particolare cerchiamo di dare 5 trucchi che funzionano secondo me molto bene per cercare di risparmiare denaro. Iniziamo subito con uno studio effettuato in America secondo cui il 70% della popolazione non ha $1000 da parte per coprire una qualunque spesa di emergenza. In Italia le cose vanno leggermente meglio, ma non troppo, considerando che circa il 40% della popolazione non arriva comunque ai 1000 euro di risparmi da parte, e questo inevitabilmente ha come conseguenza, in caso di emergenza, la necessità di andare in debito e di fare dei prestiti per coprire queste spese, e il che comporta il pagare degli interessi sul vostro capitale, e che, come molti di voi già sapranno, comporta che fate lavorare l'effetto composto contro di voi piuttosto che per voi. E oltre a questi numeri, il mito dell'Italia come paese di risparmiatori non corrisponde più alla realtà, soprattutto nel post pandemia, dove infatti il tasso di risparmio in Italia, ossia quanto reddito le famiglie mettono da parte ogni mese, è pari al 2,5% contro il 6% dell'area euro e contro l'8% degli USA, con solamente pochi altri paesi che fanno peggio di noi. In base a degli studi fatti dalla Federal Reserve, i risparmi delle persone incrementano solamente nei momenti di recessione mondiale o di estrema incertezza, come nel 2000, nel 2008 e nel 2020, mentre diminuiscono drasticamente nel momento in cui l'economia inizia ad andare meglio e le persone tornano alle loro abitudini e iniziano a risparmiare sempre di meno e a spendere sempre di più. E sarebbe molto facile ora dare la colpa alla cultura consumistica in cui viviamo, al marketing aggressivo e alle pubblicità continue a cui siamo soggetti, che ci portano a spendere sempre di più. Ma alla fine della giornata è nostra responsabilità imparare di più sul risparmio e mettere da parte il denaro a sufficienza per costruire un futuro migliore con il reddito che abbiamo adesso a disposizione. In quest'ottica, in questo video vorrei parlare delle 5 tecniche che secondo me funzionano particolarmente bene per cercare di risparmiare più denaro e che potete iniziare ad applicare subito seguendo i passi di questo video. E non appena lascerete un mi piace per l'algoritmo di YouTube, se ancora non l'avete fatto, che quello aiuterebbe moltissimo il canale. Detto questo, iniziamo subito con il video. Il primo punto è quello di non comprare assolutamente niente. Ovviamente sto scherzando. Il primo trucco, secondo me, su di me molto efficace, è quello di non comprare mai oggi o adesso, ma domani oppure tra qualche giorno. E questo serve soprattutto a eliminare quegli acquisti di impulso che vengono fatti magari per delle cose non necessarie e che sono invece il cavallo di Troia degli e-commerce online e sono molto frequenti nel marketing, dove infatti, secondo diversi studi, l'83% dei millennials ha fatto acquisti impulsivi nell'ultimo mese per cose che non erano realmente necessarie, e l'80% della popolazione americana ha fatto acquisti impulsivi nell'ultimo anno. E questo è uno dei motivi per cui moltissimi e-commerce online e anche store fisici trovate sempre le parole compra adesso o compra subito. E al contrario, invece, quello che è stato dimostrato è che c'è un modo di godere la stessa soddisfazione di acquistare qualcosa, ma senza realmente acquistarla. Infatti, secondo degli studi che sono stati fatti sulla dopamina che viene rilasciata al momento dello shopping, il piacere derivante dall'acquisto di un prodotto non deriva effettivamente dal momento in cui acquistate quel prodotto, ma in realtà dall'anticipazione dell'acquisto. Di conseguenza, quello che possiamo concludere è che acquistare qualcosa non ti dà necessariamente il piacere che ci aspettiamo, e paradossalmente possiamo raggiungere dei livelli paragonabili semplicemente aggiungendo quel prodotto al carrello, ma in realtà non acquistandolo. Molto semplicemente, quello che faccio io è aggiungere magari quel prodotto al carrello, dormirci su una notte o due notte, pensarci bene, e se domani o dopodomani continuo a desiderare quel prodotto, magari lo acquisto, altrimenti no. E molto spesso, già dopo un'ora o due ore, ho già dimenticato quel prodotto, oppure più semplicemente non mi interessa più. E il secondo punto, assumendo che ho già aspettato un giorno, è farmi la domanda: se qualcuno mi desse quei soldi piuttosto che quel prodotto, quale preferirei? Alcune volte preferirei il denaro, perché mi dimentico effettivamente alcune volte il costo di qualcosa, concentrandomi invece sul prodotto e il desiderio che ho di averlo. E questo secondo me è molto frequente, soprattutto nel settore del lusso, dove ad esempio potrei pagare un orologio fino a 5.000 euro, mentre invece se qualcuno mi chiedesse preferiresti 5.000 euro o l'orologio, probabilmente non ci penserei due volte e mi farei subito il denaro. E questo mi dà quella sensazione come se io stessi pagando in realtà me stesso per aver risparmiato effettivamente quel denaro. E ci si accorge in moltissimi casi che non avrebbe alcun senso spendere denaro in quella cosa, e potrebbe essere molto meglio, molto tra virgolette, pagare se stessi per aver risparmiato quel denaro. So che per molti potrebbe essere un modo strano di guardare il denaro, però secondo me aiuta a identificare quelle che secondo voi sono le cose importanti e che valgono per voi quel denaro,
piuttosto a quelle che invece magari state pagando molto di più del loro reale valore. Il terzo trucco rappresenta uno dei miei primi pensieri quando voglio comprare qualcosa ed è quello di chiedermi quante ore del mio lavoro mi costa. Se guadagno ad esempio 10 euro l'ora e in pausa pranzo spendo 20 euro, so che avrò lavorato 2 ore per pagare il mio pranzo. Questo concetto è contenuto all'interno del libro Your Money or Your Life, che vi lascio qui sotto in descrizione e che se non l'avete letto vi consiglio assolutamente. È un libro molto interessante e che molto brevemente riassume il concetto che in questo mondo abbiamo un tempo limitato e che è nostra responsabilità spenderlo al meglio, sia dal punto di vista finanziario, non sprecando tempo lavorando per qualcosa che non ci porta nessun valore nel futuro, e sia da tutti gli altri punti di vista. E questo principio è esattamente poi applicabile anche sotto altri punti di vista. Potrei ad esempio chiedermi: preferisco mangiare un barattolo di Nutella e poi correre 20 km per smaltirla, oppure non mangiarla? E la risposta è chiaramente correre 20 km per smaltirla. No, sto scherzando, è non mangiarla. E il quarto punto, secondo me, per risparmiare di più è quello di rendere il risparmio una priorità. Che cosa voglio dire? Molto semplicemente, molte persone quando si parla di risparmio tendono a risparmiare soltanto quello che rimane alla fine sul conto corrente dopo aver speso per tutto quello che si vuole. In realtà quello che secondo me è un modo molto più efficace è quello di risparmiare subito non appena si ha la possibilità. Se ad esempio io decidessi non comprare più questo barattolo di Nutella, trasferirei subito quei soldi del barattolo di Nutella sul mio conto dei risparmi in modo da non vederli più e al contrario vedere il mio conto dei risparmi che sale sempre di più, e questo mi motiverà a risparmiare sempre di più. E questo molto semplicemente può essere fatto o facendo dei piccoli bonifici ogni qualvolta riuscite a risparmiare qualcosa, non acquistando qualcosa che magari volevate comprare, oppure chiaramente ci sono tantissime app che permettono esattamente di fare questo, come ad esempio Gimme 5, di cui ho parlato qui sul canale e di cui ti lascio magari la recensione qui sopra nella scheda, che può permetterti di risparmiare anche a partire da queste piccole cifre e può aiutarti a risparmiare sempre di più. E il quinto, secondo me uno dei più importanti e uno di quelli che guardo per primo, è guardare il denaro col valore che sarebbe stato in futuro nel caso in cui li avessi invece investiti. Che cosa voglio dire? Generalmente quando investiamo il denaro questo crescerà nel corso del tempo, e ogni qualvolta decido di acquistare qualcosa potrei scegliere invece di non acquistarla se non è indispensabile e di investire invece quel denaro. Se ad esempio volessi acquistare l'iPhone di ultima generazione che costa 1200 euro, potrei chiedermi invece quanto sarebbero diventati quei 1200 euro se invece li avessi investiti ad un tasso medio di mercato di circa il 7%, e verrebbe fuori che dopo 20 anni in realtà quell'iPhone mi sarebbe costato 9.739 euro. E a quel punto mi chiedo semplicemente che se quel prodotto vale in realtà quella cifra nel mio futuro. E se la risposta è no, molto semplicemente non lo compro. E questo ragionamento è applicabile su qualunque cosa, non soltanto sull'iPhone di ultima generazione, ma anche ad esempio sulla bottiglia di champagne in discoteca che ad oggi mi costerebbe 150 euro, ma che in realtà nel mio futuro mi sarebbe costata 1.217 euro. E questo secondo me può aiutare a capire quelle che sono le cose realmente importanti per voi e che possono magari portarvi un valore in futuro, a contrario di quello che può darvi soltanto una felicità temporanea. Detto questo, se state già applicando tutti quanti i punti precedenti e anche di più magari, e state continuando però ad avere problemi e effettivamente a risparmiare, secondo me l'unica cosa da fare è quella di cercare di guadagnare di più. Capisco che per molti questa può essere una cosa difficile, e in generale lo è, tuttavia arriverà sempre un punto in cui non riuscirete a risparmiare di più e arriverete, diciamo, a quel plateau del vostro tasso di risparmio, e a quel punto l'unico modo è quello di generare delle nuove entrate oppure di guadagnare più semplicemente di più. E questo può essere fatto facendo un secondo lavoro, come ad esempio delle ripetizioni, o come magari aprire un'attività online che può essere un blog oppure ad esempio un canale YouTube. E in quest'ottica, soltanto a scopo di condivisione e magari per motivare quelli che di voi vogliono aprire un canale YouTube, vi lascio qui al lato il video in cui ho condiviso tutti quanti i miei guadagni su questa piattaforma dopo un mese di monetizzazione. Se sei arrivato qui fino alla fine del video ti ringrazio molto, e lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube così da mostrare questo video sempre a più persone, e iscriviti se ancora non l'hai fatto per non perderti altri video come questo. Noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!